il combattimento spirituale, la buona battaglia, come la chiama San Paolo, della nostra fede. Quel combattimento quotidiano che siamo chiamati ad affrontare con la grazia di Cristo per lasciare trionfare il Signore nella nostra vita e anche nella vita di tante altre anime, di tanti altri fratelli. Di tutto questo, che costituisce poi il vero rimedio rispetto a tutto ciò che congiura contro il bene spirituale della nostra anima, ci parlerà padre François-Marie Vermin. Il termine combattimento spirituale, come avete sentito adesso, è biblico. C'è chi dice che la religione sia una specie di consolazione, la religione cristiana, ecco, è una forma di consolazione che scegliamo per rilassarci un pochino. In realtà, se vogliamo essere cristiani sul serio, dobbiamo prepararci ad entrare in un combattimento, no? E questo combattimento è senz'altro, rispecchia senz'altro la condizione drammatica dell'umanità. Quindi, di che cosa si tratta? Combattimento spirituale. Ci sono senz'altro molti riferimenti biblici che fanno riferimento a questo combattimento. Ritorna spesso la parola guerra e dei termini affini che in ultima analisi dicono tutti la stessa cosa. Comunque c'è un combattimento a più livelli. Prima di tutto dobbiamo combattere contro le nostre tendenze peccaminose che hanno degli effetti devastanti nella nostra vita. Guardate, la maggior parte dei nostri problemi sono dovuti ai nostri peccati, anche a livello sociale, anche a livello politico. I problemi non sono dovuti essenzialmente al fatto che certe leggi non vengono applicate, eccetera. I problemi ci sono perché in ultima analisi, appunto, siamo peccatori. Per esempio, fanno una legge e nominano delle persone per vigilare sull'applicazione della legge. Chi vigilerà sulle persone nominate per vigilare sull'applicazione della legge? Punto interrogativo. Per cui vi rendete conto che in ultima analisi il problema è quello dell'onestà che viene a mancare dappertutto. Dice Giacomo: da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a noi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? Vedete? Cioè, le cose come le guerre, le divisioni nascono dal cuore dell'uomo. Quando si parlava della vita politica, come purtroppo accade spesso, come luogo di ricerca per promuovere le proprie ambizioni, beh, è il peccato. Non c'è legge che tenga. Le leggi si possono moltiplicare senza risolvere i problemi. Cioè, se noi non cerchiamo di combattere le nostre tendenze peccaminose, allora rimaniamo schiavi. Dice Romani, San Paolo, Romani 7,23: ma nelle mie membra vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge
del peccato che è nelle mie membra. Allora, c'è questo primo aspetto del combattimento contro il peccato. Però, carissimi, non è questo l'aspetto unico e forse principale al centro del nostro combattimento spirituale. Se il discorso del combattimento spirituale si applicasse soltanto o principalmente alla lotta contro le nostre brutte tendenze, beh, allora la nostra fede sarebbe una specie di morale, sarebbe un luogo dove si cerca di promuovere l'equilibrio delle persone, farle crescere. Ma la nostra fede non è principalmente questo. Non è solo e principalmente questo. Perché se noi non riusciamo a scrollarci di dosso il peccato, non è soltanto perché non ce la mettiamo tutta. Guardate, non basta volere per potere. Se bastasse volere per potere, scrollarci di dosso il peccato, appunto, non avremmo bisogno di un salvatore. Noi facciamo dei propositi e abbiamo ragione di farli. Però io non so se voi siete come me, ma io non riesco a essere fedele alla maggior parte dei miei propositi. Mi rendo conto che non basta volere per potere. Questo senz'altro perché in me c'è qualche cosa di ferito. Sono le conseguenze del peccato originale e che ha bisogno di essere curato. Dio deve intervenire in questo. Se Dio non interviene per medicare le mie ferite, io non posso superare il mio o i miei peccati. E questo è, se no, ripeto, non siamo nel mistero della salvezza. Però c'è un altro motivo per cui da soli non ci riusciamo e sul quale non insistiamo abbastanza. E il motivo ha un nome personale, si chiama il demonio, che è anche questo al centro del nostro combattimento spirituale. Noi non lottiamo solo o principalmente contro delle brutte tendenze nostre, dei comportamenti sbagliati, delle mancanze di equilibrio, di coerenza, eccetera. Lottiamo, o siamo chiamati a lottare contro il demonio. Per farvelo capire, vorrei leggere un testo che senz'altro conoscete tutti, della lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo,
capitolo 6, 10 e seguenti. Rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Lui può, noi no. Indossate l'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, ecco la frase importante, la nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue. Carne e sangue vuol dire anche la nostra umanità ferita. La nostra battaglia non è solo contro questo, contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. E il discorso prosegue su questa falsa riga. Per cui noi non combattiamo solo contro la carne e il sangue, contro ciò che è legato alla nostra umanità. Combattiamo contro qualcuno che mira a dominarci e dal quale possiamo essere liberati. Noi abbiamo bisogno di essere liberati perché siamo prigionieri, ed è questo il motivo essenziale per il quale diciamo che dobbiamo essere salvati. Guardate, questo discorso è un discorso diffuso nella Bibbia, nella parola di Dio. E, per esempio, Sapienza 2:24, per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo, quindi per invidia del diavolo, chiaro. La zizzania, Matteo 13:39, la zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. Luca 8:12, i semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. Durante la cena, Giovanni 13:2, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda di tradirlo, il tentatore. Atti 10:38, Dio consacrò in spirito e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo. E questi eravamo noi. Prima di ricevere la grazia di Dio. Poi Efesini 4:37, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Via di seguito. Per cui vedete che la stessa parola di Dio attribuisce al demonio un ruolo importante nella nostra disgrazia, una disgrazia tale che il Verbo di Dio deve incarnarsi e venirci a salvare. Non è una cosa da poco, cioè senza l'intervento di Dio noi non possiamo vincere il demonio. Non è questo un discorso pessimistico. Assolutamente. La nostra fede cristiana comporta proprio questo.
lo ribadisce uno dei documenti più ottimistici del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, gioia e speranza. Dice: tutta intera la storia umana è infatti pervasa da una lotta tremenda contro le potenze delle tenebre. Lotta cominciata fin dall'origine del mondo, destinata a durare, come dice il Signore, fino all'ultimo giorno. Scherza mica. La Gaudium et Spes dice questo. Quindi noi siamo nel bel mezzo di una lotta che il demonio conduce nei nostri confronti, e questa lotta la svolge soprattutto contro di noi credenti. L'Apocalisse è chiaro al riguardo. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a fare guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che custodiscono i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Poi Apocalisse 12:12, guai a voi terra e mare, perché il diavolo è disceso sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. È un affare serio, è un affare serio. Cioè noi abbiamo a che fare con un avversario che nettamente supera le nostre forze, nettamente. Un avversario che è molto più intelligente di noi, perché è puro spirito e quindi capace di ingannarci, capace di sedurci anche attraverso, soprattutto attraverso la tentazione. Un tema questo diffusissimo, sin dall'inizio della parola di Dio. Peccato originale è avvenuto in seguito a una tentazione del serpente, di una seduzione, perché la tentazione è una seduzione. Qualche volta il demonio viene presentato come una bestia violenta che ci perseguita, altre volte come un seduttore. Forse è peggiore la seduzione dell'aspetto violento del demonio. Satana, è scritto sempre nell'Apocalisse, verrà liberato dal suo carcere e uscirà per sedurre le nazioni che stanno ai quattro angoli della terra. Per cui San Pietro ci esorta: siate sobri, vigilate, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare, resistetegli saldi nella fede. Quindi, resistenza al demonio, al seduttore. Guardate, nella Bibbia risulta chiaramente questa componente della lotta contro lo spirito del male. E se noi non cogliamo questo aspetto, non cogliamo nemmeno il senso della missione di Gesù. Gesù che è venuto, dice la prima lettera a Giovanni, per distruggere le opere del demonio. Se uno non capisce che la nostra lotta non è solo principalmente contro le nostre brutte tendenze, ma contro qualcuno, passiamo completamente accanto all'essenziale del messaggio cristiano. Tutt'al più il messaggio cristiano
diventa un messaggio per persone per bene. Siate buoni, siate generosi, non fate quello, non fate quello. Una morale, insomma. Io, guardate, non è che non creda nella morale. La mia materia di insegnamento è la teologia morale. Io ci credo nella morale. Però la vita cristiana sì, comporta una morale, cioè nel senso che noi, per essere fedeli a Dio, dobbiamo cercare di fare la sua volontà, non assecondando dei comportamenti morali contrari appunto alla volontà di Dio. Ce la dobbiamo mettere tutta. Però la fede cristiana, la vita cristiana, non consiste essenzialmente o principalmente in una vita morale, ma in qualcos'altro. Consiste nell'affidarci a Gesù Cristo, perché Lui ci liberi dall'avversario. Se voi ci fate caso, nella parola di Dio ci viene spiegato che i nostri stessi peccati non sono dovuti semplicemente a, appunto, alle nostre tendenze sbagliate. Non si parla solo di invidia, si parla di spirito di invidia. Non si parla solo di inganno, si parla di spirito di inganno. Ricordatevi il famoso episodio dei, mi pare, 400 profeti di Baal, ecco, ai quali si rivolgono i re per sapere se devono muovere guerra al nemico, e loro rispondono: sì, tu lo devi fare. E interviene Dio, che dice che questi qua sono stati mossi dallo spirito della menzogna. Quindi non è soltanto che questi profeti si sono messi d'accordo per dare questa risposta ai re: sì, la guerra la devi fare, ma loro stessi sono stati ingannati da uno spirito. Per cui vi rendete conto che l'aspetto morale e l'aspetto della tentazione e dell'azione diabolica è sempre presente. Voler affrontare la parola di Dio senza tenere nel debito conto questa realtà, come accennavo prima, non ci consente di entrare nel vivo del messaggio cristiano, ma poi soprattutto ci fa rimanere nei nostri peccati. Perché se noi non siamo consapevoli che il demonio ci tenta, ci perseguita, e che non ce la possiamo cavare senza affidarci a Dio, che non ce la possiamo cavare affidandoci soltanto alle nostre buone intenzioni, noi non ne usciamo fuori. No? Diabolos, in greco, parola da cui deriva diavolo, indica mettersi di traverso, ostacolare, dividere. E qualche volta mi capita di andare nelle scuole a fare delle assemblee, perché i giovani sono interessati dal demonio, e anche la maggior parte delle persone, quando si fa una conferenza su Gesù Cristo, 10 persone, sul demonio 300,
No, questo è un dato di fatto, purtroppo, e a me tocca servirmi del demonio per parlare di Gesù Cristo. Va bene. E allora, vogliono sentire parlare dell'esorcismo, della possessione, eccetera. E io mi sforzo di dire a loro che l'azione principale e più pericolosa del demonio non è l'ossessione diabolica, non è la vessazione diabolica, non è neanche la possessione diabolica. L'azione più pericolosa del demonio per la nostra salvezza è la tentazione. La tentazione che mira a dividerci da Dio, prima di tutto, tra di noi e dentro di noi. Forse a voi non capiterà, ma quante volte la mia intelligenza va da una parte e mi dice tu devi fare questo, però la mia sensibilità va da un'altra parte e mi dice di fare qualcos'altro. Questa forma di divisione che abbiamo in me, in noi, che è frutto in parte delle conseguenze del peccato originale, il demonio, come accennavo nella prima conferenza, il demonio la esaspera, tira sulle nostre ferite. Per cui abbiamo davvero bisogno di un intervento di Dio. Allora, conclusione. Cosa fare? Prima di tutto dobbiamo avere un approccio alla parola di Dio che è quello che hanno avuto i santi. I santi cosa hanno cercato prima di tutto? Hanno cercato Dio, Dio. Non i favori, le grazie, i benefici di Dio, principalmente hanno ricercato Lui, anche i suoi benefici, però Lui principalmente. Hanno cercato di convertirsi e hanno pregato molto perché il Signore li risanasse e li liberasse dall'azione soprattutto ordinaria del demonio. Questi sono gli interpreti autentici del Vangelo. Per inciso, se qualcuno non crede nell'esistenza del demonio e della sua azione, allora deve cancellare il 95% dei santi che sono stati canonizzati, perché quasi tutti hanno detto di aver avuto a che fare con l'azione anche sensibile del demonio. Se il demonio non esiste, queste persone sono delle persone psicopatiche o psicolabili, facilmente suggestionabili, eccetera. Non sono attendibili. I santi non esistono più. Vedete, non ha senso. Allora, dobbiamo quindi la prima cosa prendere coscienza di questa componente nella nostra vita cristiana, anche se non è la principale. La principale è Dio. Noi non siamo chiamati a pensare sempre a Dio, al demonio. Diceva Teresa di Avila, se certe persone, anziché dire demonio, 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 dicessero Dio, 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 sarebbero molto più tranquille e molto più vicine al Signore e molto più capaci di contrastare il peccato che è in loro e l'azione appunto del demonio. Noi non dobbiamo mettere il demonio al centro della nostra attenzione, però dobbiamo prendere atto della sua
esistenza e della sua azione. Questo è il primo passo per porre rimedio alla nostra condizione umana, che è drammatica. Le altre condizioni ne scaturiscono. Sono la preghiera, sono i sacramenti e sono la carità fraterna, che viene a smantellare l'azione del demonio. Laddove il demonio distrugge, noi con la grazia di Dio, attraverso la carità fraterna, siamo chiamati a ricostruire. Questo implica che noi non ci dobbiamo abbandonare alla critica sistematica delle persone, alla maldicenza, come avviene spessissimo, e, come dicevo prima, ad accusare sempre gli altri per i nostri mali senza metterci mai in discussione. Questo qui è assolutamente mortale, come mortifero come atteggiamento, proprio mortifica la vita cristiana che abbiamo ricevuta. Poi ci sarebbero tante altre cose di cui dobbiamo che dobbiamo fare per convertirci, per combattere la buona battaglia, come è stato detto, ecco, all'inizio della conferenza, combattere la buona battaglia. Ma ve li risparmio e preferisco, perché sono stanco, preferisco lasciare spazio eventualmente alle vostre domande e o anche come volete, insomma. Ecco il momento quindi delle domande. Ecco, ringraziamo nuovamente padre François. Grazie a voi. Già il nostro amico in prima fila, c'è qualche altra, o meglio c'è qualcuno che ha qualche quesito, qualche domanda da porre. Ciao, sono Emanuele. Ciao Emanuele. Volevo domandarti, quanto bisogna pregare perché Dio ci liberi dal maligno? Ma Gesù dice, pregate sempre per non entrare in tentazione. Pregare sempre non vuol dire che dobbiamo stare a pregare tutto il giorno senza fare nient'altro, però vuol dire che dobbiamo dedicare del tempo a Dio ogni giorno e poi cercare di pensare a Lui nell'arco della giornata e poi evitare le tentazioni, quelle più esplicite, eccetera, non metterci nei guai, non esporci inutilmente alla tentazione, eccetera. Però la preghiera, Gesù lo dice, pregate sempre. Però anche qui, attenti, la nostra preghiera non deve prima di tutto mirare alla liberazione del demonio, ma deve essere considerata come un tempo e una attenzione che dedichiamo a Dio, per pensare a Dio. Un tempo durante il quale mettiamo Dio al centro della nostra attenzione. Stiamo attenti. San Tommaso d'Aquino, mi pare di averlo detto nella prima conferenza, diceva che la maggior parte dei cristiani si fermano alla speranza, non entrano nella carità. Cosa voleva dire con questo? Attraverso la speranza io mi aspetto delle grazie, dei benefici da Dio, quindi penso a me. Fino alla seconda virtù teologale, cioè quella della speranza, io penso a me,
ai miei bisogni. La terza virtù teologale, quella della carità, contrariamente a quello che si pensa, non consiste prima di tutto nella generosità e fare una carità, ma non è questo. San Paolo lo dice al primo capitolo, nel primo capitolo della nella prima ai Corinzi, capitolo tredicesimo, dice: anche se dai tutte le tue sostanze ai poveri, anche se tu ti fai bruciare per gli altri, ma non hai la carità, non sei nulla. Cosa voleva dire con questo? Come minimo voleva dire che la carità non è uguale alla generosità. Uno. Due, San Tommaso dice che la carità consiste in un rapporto di amicizia che, tra le altre cose, lega noi a Dio. E nell'amicizia cosa cercano gli amici? Gli amici si cercano l'un l'altro. Se io sono amico di una persona è perché questa persona mi piace e perché voglio entrare in un rapporto personale con lui. Questo, rifletteteci un attimo, non lo facciamo spesso. Dovremmo dedicare una parte della nostra preghiera a cercare di renderci consapevoli della presenza di Dio, e che non vuol dire sentire, ma con un atto di fede io mi rendo consapevole che Dio è presente e io sto al suo cospetto e penso a lui, lo ringrazio. Poi gli presento le mie intenzioni, i miei bisogni, però pensare a lui prima di tutto. La prima, veramente, la prima condizione per essere liberati dall'azione del demonio è quella di, veramente, di pensare a Dio, per Dio. Santa Caterina da Siena diceva di ricercare Dio per se stesso e in se stesso. Questo. Poi dopo ovviamente possiamo pregare per le nostre intenzioni. Guardate, la vita cristiana è un combattimento, perché tra le altre cose il combattimento contro la tentazione di metterci al centro di tutto, per cui anche quando ci rivolgiamo a Dio ricerchiamo noi stessi, il nostro vantaggio. Invece bisogna cambiare orbita, anziché gravitare attorno a noi stessi, gravitare attorno a Lui. E lì ci vuole l'azione della grazia, davvero. Grazie per la catechesi su questo argomento molto molto interessante. Grazie a lei. Volevo ci desse anche questa perla, ci accennasse almeno un accenno all'importanza in questo combattimento spirituale per la buona battaglia del digiuno, inteso chiaramente non soltanto come una privazione del cibo materiale o un digiuno quaresimale tipo quello che siamo abituati a pensare, ma un digiuno proprio a 360 gradi, inteso proprio come, anche come dice il Salmo, offrite a Dio il sacrificio della lode, cioè lodare Dio anche quando le cose, nella sofferenza, in un momento particolarmente buio della propria vita, anche quello diventa un'offerta gradita a Lui. Quindi il ruolo del digiuno nel combattimento spirituale. Grazie. Lei sì. Praticamente ragiona come una persona che capisce che dobbiamo fare tutto per Dio, anche affrontare con amore le situazioni difficili della nostra vita. Questo è determinante, cioè quando San Paolo dice che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, dice proprio questo. Sant'Agostino dirà: anche il peccato di cui ci siamo pentiti, si intende, perché il peccato di cui ci siamo pentiti ci ha fatto prendere ulteriormente coscienza della nostra fragilità, vulnerabilità,
e ci porta ad affidarci ancora di più a Dio. Per cui il digiuno, inteso nel senso che dice lei, è il digiuno fecondato, informato dalla carità, cioè dall'atteggiamento di chi mette Dio al centro. Questo dato di fatto. Invece il digiuno, inteso nel senso proprio della parola, come privazione di qualche cosa, è utile anche questo. Tutti noi siamo chiamati, prima di tutto per amore, a privarci di determinate cose e dire al Signore: ascolta, io te la offro, non me la prendo questa cosa. Tanto più che il digiuno, inteso in questo senso, contribuisce a renderci liberi, cioè ci aiuta a non rimanere dipendenti dagli stimoli esterni. Per cui acquistiamo una nostra autonomia. Comunque il digiuno ha una valenza spirituale notevole. Sempre attraverso la storia i santi hanno insistito su questo aspetto della vita cristiana, sempre. Prima di tutto una domanda da cristiano, diciamo così, o aspirante tale. Se può darci una parolina sul rialzarsi come elemento fondamentale del combattimento. Cioè, secondo me, se uno non impara come primo elemento, diciamo così, tra tutte le armi che il Signore ci dà, a rialzarci sempre, penso che sia l'arma fondamentale, come dire, insomma, essere buoni incassatori. Ecco, se puoi dirci una parola su questo. E poi da pastore, cioè da sacerdote, collegandomi anche a quello che diceva prima nel primo intervento, considerato che spesso noi ci sono diverse linee, no? Quando arrivano le anime da guidare, allora dobbiamo aiutarle, dobbiamo fare benedizioni, dobbiamo, non so, accompagnarle, no? Spiritualmente. Non le sembra che, visto quello che ha detto lei, no? Forse oggi come oggi la cosa più importante sarebbe condurle, inserirle in una comunità cristiana, possibilmente piccola, che ci difenda, che ci protegga, che ci introduca ad un cammino di fede dove ci viene insegnato a pregare, a difenderci, a rialzarci, ad aiutarci gli uni gli altri. Quindi in fondo che forse la cosa più importante per un pastore è condurre le persone, insomma, in un cammino di fede, è una piccola comunità dove fare un cammino di fede serio. Grazie. Comunque quello che ha detto lei, in realtà, ecco, lei ha già esposto, sottolineato un aspetto importantissimo, quest'ultimo, quello della partecipazione a una vita cristiana comunitaria. Questo è assolutamente fondamentale, e per gli aiuti che possiamo ricevere e per evitare di cedere alla presunzione di poter camminare da soli, che è facile. Comunque su questo punto io non avrei granché da dire, se non dire lei ha perfettamente ragione. Riguardo al rialzarci, ecco, senz'altro è un aspetto fondamentale del nostro cammino cristiano, perché, come accennavo prima, il demonio cerca di esasperarci e di portarci alla disperazione, cioè a non rialzarci, a dire: ma intanto è inutile che io mi rialzi, ci cascherò di nuovo, oppure Dio non mi vuole aiutare e quindi abbandono questo cammino, ecco, di conversione. Il rialzarci è fondamentale, però bisogna anche capire che se Dio permette che noi cadiamo, c'è un motivo. C'è un motivo.
Vedete, noi siamo molto tentati di, quando facciamo il nostro esame di coscienza o quando facciamo i nostri propositi, siamo molto tentati di puntare la nostra attenzione sui peccati nostri più eclatanti. Per esempio, non so, i peccati contro la carne, la debolezza della carne. Io vorrei seguire una dieta, però non ce la faccio, a privarmi di cibo o di certi tipi di cibo. Non ci riesco. E questo è scoraggiante, è umiliante. Perché è umiliante? Perché ci fanno toccare questi peccati, ci fanno toccare per mano che non siamo padroni di noi stessi. Nonostante il nostro desiderio di uscire fuori da certe tentazioni, quelle lì, noi non ci riusciamo. Allora, per quale motivo Dio permette che tante persone non riescano a superare certi peccati? Nonostante magari gli impegni che mettono nel farlo, come mai? Perché, secondo me, lui ha di mira dei peccati molto meno eclatanti, molto più spirituali, ma molto più pericolosi per la nostra salvezza e legati essenzialmente all'orgoglio. L'orgoglio che consiste essenzialmente nel sentirci magari autosufficienti rispetto a Dio, capaci di gestire la nostra vita come se ci appartenesse, oppure superiori agli altri, oppure incapaci di fare determinate cose. Dio, in ultima analisi, admira l'unico peccato che merita fino in fondo di essere chiamato così, che si chiama l'orgoglio. Liberami, Signore, dal grande peccato, Salmo 118, che si riferisce poi due righe dopo all'orgoglio. Se una persona, grazie ai suoi sforzi, riesce a dominare la sua sensibilità, rischia di insuperbirsi. Ma però sono bravo, ci sono riuscito. Come se questa liberazione fosse da attribuire a se stessa. Allora Dio molte volte permette che noi per anni lottiamo contro dei peccati più eclatanti, perché hanno la capacità di farci toccare per mano la nostra debolezza. Questo è un dato di fatto. San Paolo, quando San Paolo chiede al Signore, dice, perché non montassi in superbia, il Signore ha conficcato una spina nel mio fianco, una spina che San Paolo sente come molto umiliante e di cui chiede di essere liberato. E il Signore gli risponde, sostanza, la tua spina non te la tolgo, perché la mia grazia si manifesta pienamente nella debolezza. Ora, questo non è un incitamento al peccato, ovviamente, ma non è escluso che San Paolo
dopo queste visioni che rischiavano di insuperbirlo, si sia trovato nel bel mezzo di un combattimento contro delle tentazioni molto terra terra, anche sessuali, perché no? E che lo avranno umiliato, fatto sentire piccolo piccolo. No. Allora, se noi non ci cerchiamo di rialzarci, vuol dire che in ultima analisi ha vinto in noi l'orgoglio. Non accettiamo di toccare per mano la nostra debolezza. Per cui tanto vale non rialzarmi, perché cascherò ancora un'altra volta e sarò ulteriormente umiliato. Ecco, penso che ci sia qualcosa del genere, insomma. Ho l'impressione che in questi decenni ci sia stato un certo disarmo nella Chiesa, nella predicazione. Non si parla quasi mai, quasi più, di combattimento spirituale. E tanto è vero, anche l'inferno spesso viene dipinto come vuoto, quindi se l'inferno è vuoto, il demonio, se anche c'è, è caricato a salve. Ma... ecco, c'è anche, scusa, colleghiamo un altro intervento finale. Volevo chiederle, lei ha parlato della preghiera, ma come pregare? Perché molte volte si prega, rosario, le preghiere che ci hanno insegnato. Okay. Comunque io sostanzialmente le do ragione. Sostanzialmente le do ragione. Questo aspetto è stato troppo trascurato. Forse perché prima se ne parlava troppo. Forse. Per cui subentra la reazione contraria. Azzardo un'ipotesi, no? Questo. Però le do ragione. Le do ragione. Poi riguardo alla preghiera, già qualcosa rispondendo alla domanda di questo giovane ho detto. Io personalmente cerco di fare ogni giorno quello che ho detto prima, cioè cerco di dedicare un po' del mio tempo al Signore, che poi le distrazioni vengano di continuo in mente, per cui devo fare uno sforzo per ritornare a Dio, questo è un altro discorso, questo è un dato di fatto, però secondo me lo dobbiamo fare, perché nella nostra preghiera dobbiamo pensare a Lui. Poi ci sono le cosiddette devozioni. Rosario. Io il rosario, per esempio, non lo dico mai da fermo. Lo dico mentre sono in macchina, mentre cammino. Se no sento che non riesco a... preferisco, quando mi fermo, fare una preghiera di adorazione. No. Ovviamente bisogna nutrire la nostra preghiera di parola di Dio, quindi meditare la parola di Dio. A me mi aiuta molto la lettura dei santi, non tanto dei libri sui santi, che cioè sono scritti da persone che non sono sante e che rischiano di traviare lo spirito del santo che descrivono, ma dei testi di santi, le loro autobiografie, eccetera. Questo aiutano tanto. Ed è lì del resto che si vede le meraviglie che Dio è in grado di compiere in un'anima, o che è in grado di compiere attraverso una persona, si vede. Però tutto ciò richiede un investimento. E noi abbiamo una vita che è fatta di
mille impegni. Forse siamo chiamati a essenzializzare la nostra vita e comunque mettere al centro della nostra giornata Dio, possibilmente la preghiera e la messa. La messa, la messa quotidiana è una grazia potentissima, che è il mezzo ordinario escogitato da Gesù Cristo per avvicinarci a Lui, aumentare la comunione con Lui. Ecco, questo. Ecco, concludo io con ancora una piccola sollecitazione, e cioè se puoi dirci qualcosa sul ruolo in questo combattimento spirituale della Beata Vergine Maria, in particolare dell'affidamento a Maria, già hai citato il Rosario, così come anche, en passant, forse anche qui l'hai citato, dell'adorazione eucaristica, la messa quotidiana, l'hai detto, ma anche sulla preziosità dell'adorazione eucaristica. E infine... No, fermati, bene, perché la mia testa già, sì, sì. Ecco. Riguardo all'adorazione eucaristica, certe persone dicono, ma non c'è bisogno di pregare davanti all'Eucaristia. È vero, perché dicono Dio è dappertutto, è vero, e anche qui, per forza, se non ci fosse noi cadremmo nel nulla, letteralmente, se non fosse qui a sostenerci nell'essere. Però la presenza di Dio nell'Eucaristia mi ricollega all'umanità di Cristo. Nell'Eucaristia non c'è solo Dio, c'è il prolungamento del Dio incarnato, di Gesù Cristo. Per cui pregare davanti all'Eucaristia io lo reputo un dono grande. Cioè, noi siamo fatti non solo di spirito, ma di corporeità. Abbiamo bisogno di vedere o toccare qualcosa di sensibile, come l'Eucaristia, come sono le ostie, appunto, le particole che ci, se abbiamo fede, e abbiamo fede, ci fanno pensare alla presenza del Verbo di Dio incarnato. Fondamentale questo. Poi il ruolo di Maria, beh, lì tutti i santi hanno sentito il bisogno di affidarsi in qualche modo a Maria, attraverso vari modi, pregarla attraverso vari modi. Per esempio Teresa di Gesù Bambino faceva una gran fatica a recitare il Rosario, però aveva una grande devozione nei confronti di Maria, perché Maria è, rimane non solo la madre di Dio e quindi colei che è vicinissima a suo figlio e quindi ha sul suo figlio un potere, il potere che esercitano le mamme sui loro figli, ma è vicinissima a Dio perché più di tutti si è avvicinata a Lui spiritualmente, seguendo fino in fondo la sua parola. Questo, affidarci alla Madonna, è senz'altro moltiplicare la potenza della nostra preghiera. Farla passare attraverso Maria implica che la nostra preghiera viene potenziata. Questo è fuori dubbio. Dobbiamo riflettere molto su Maria. Stiamo attenti. Maria, sì, è grande perché è immacolata. Va bene. È grande perché madre di Dio, va bene, però a mio avviso è grande soprattutto
perché non solo è stata concepita senza peccato, ma perché è rimasta lontana dal peccato, pur vivendo in questo nostro mondo dominato dall'egoismo e della cattiveria. Pensate un po', Adamo ed Eva, prima del peccato originale, non avevano il peccato originale. Non l'avevano. Eppure hanno peccato, pur vivendo in un contesto di massima armonia. Hanno peccato. Maria Santissima, pur vivendo nel nostro mondo così segnato dal peccato, non ha peccato. Questo, pensiamoci un attimo, questo è straordinario. Ed è per questo, in ultima analisi, che Maria viene associata alla gloria del Figlio. Ed è per questo che l'affidare il nostro cammino a lei è il miglior modo per crescere, anche perché più di lei nessuno ha avuto la percezione della propria debolezza, fragilità. Quando nel Magnificat Maria dice: ha guardato l'umiltà della sua serva. Cosa vuol dire l'umiltà? Vuol dire la sua piccolezza. La parola greca che viene resa con umiltà è tapeinetas. Tapeinetas. Qui non è che Maria si senta chissà chi è, chi possiamo pensare. Si sente piccola, piccola, pur essendo senza peccato. Il senso della propria piccolezza davanti a Dio e alla sua grandezza. Per questo che lei c'ha da insegnarci moltissimo. Dobbiamo meditare su di lei e chiederle un aiuto, anche perché la figura materna per noi tutti rappresenta sempre, ecco, un punto di riferimento. Ecco, hai parlato dell'umiltà di Maria, quell'umiltà che è poi l'ambiente, il terreno di cultura della crescita della nostra vita spirituale, quindi dell'unione con il Signore, che evidentemente si contrappone all'orgoglio, al nostro grande avversario interiore, possiamo dire. E allora ti chiedo se puoi dire qualcosa su un altro sacramento, forse oggi ai noi un po' desueto, e che direi che proprio nella lotta contro il nostro orgoglio è la porta stretta, cioè il sacramento della riconciliazione, la confessione. Sì. Puoi dire tu, sai. No, sulla sua efficacia della confessione frequente. Comunque, la maggior parte dei cristiani si comunicano, ma quelli che si confessano sono molto di meno. E questo ci deve fare riflettere. Attraverso la confessione noi prendiamo coscienza, prendiamo ulteriormente coscienza della nostra fragilità, e facciamo l'esperienza del, se siamo sinceri nel chiedere perdono, se davvero i nostri peccati costituiscono un peso. Se noi ci confessiamo, facciamo l'esperienza, dico una banalità, del perdono. Io perlomeno, quando esco fuori dal confessionale, esco fuori sollevato, ma non perché mi sono tolto di così un impegno, ecco, semplicemente perché mi sono sentito dire: sei perdonato. Questo non è una cosa da poco. No. Per cui si fa
l'esperienza del perdono di Dio e ci si avvicina sempre di più al nocciolo della nostra debolezza, senza però nutrire complessi di inferiorità. Non si devono nutrire complessi di inferiorità. Io penso che nel complesso di inferiorità ci sia molto orgoglio, perché continuiamo a gravitare attorno a noi stessi. No, no, si tratta semplicemente di prendere atto di quello che siamo e quindi di sconfiggere l'avversario sul suo terreno, che è quello della tentazione, appunto. Ecco, e infine, nella nostra vita sperimentiamo difficoltà, tensioni anche interpersonali, situazioni di fatica che ci coinvolgono a livello personale, familiare, comunitario, sociale, ecclesiale. Ti chiedo solo una nota finale sulla preziosità, sull'efficacia dell'abbracciare la nostra croce, direi non semplicemente nel sopportarla, nell'accettarla, ma nell'offerta delle nostre croci, come già in qualche modo era emerso, per la salvezza delle anime, per concorrere alla redenzione, all'opera della redenzione pur con la nostra povertà. Sì, senz'altro. L'affrontare la croce non è una lotta personale soltanto. Noi facciamo parte di un corpo mistico, per cui ha delle ripercussioni non soltanto su noi stessi, ma su tutti. Noi dobbiamo credere che qualsiasi atto di carità, di amore, nell'affrontare anche queste situazioni, ha un effetto che va molto al di là della nostra piccola persona, ha un effetto che coinvolge anche gli altri. Io, se sono quello che sono nel bene, io sono convinto che è anche grazie al sacrificio e alla preghiera anche attuale di tante persone che in questo momento stanno pregando e stanno offrendo. Io ho questa convinzione. Bene, ringraziamo padre François Dermin. Grazie.